In questi giorni nella sede ACI stanno arrivando davvero tantissime richieste di attivazione di ammortizzatori sociali, di cassa integrazione, ordinari in deroga, di fisse, che stanno evidenziando una situazione davvero drammatica che vive questo territorio. Un territorio che è stato, diciamo, interessato da una crisi molto importante, quella del 2008 e quella del 2012, e che oggi vede, nella crisi che si accompagna all'emergenza sanitaria, un ulteriore grande problema. Noi rimaniamo convinti e lo ribadiamo che sia necessario un forte impegno da parte di tutti coloro che hanno responsabilità per rilanciare, questo territorio, partendo certamente, dai presupposti della sicurezza che in tutti i luoghi di lavoro dovrà essere garantita, col mantenimento di tutti i dispositivi individuali, insomma, di garanzia e di protezione, ma anche con una forte azione che dovrà accompagnarsi con gli strumenti che la Regione, lo Stato, ma anche l'Europa dovranno mettere in campo perché questo territorio, insieme al Paese, possa ripartire dopo una grave crisi sanitaria, una importante ripercussione sociale, dalla crisi economica si può uscire e si deve uscire con un grosso investimento da parte delle istituzioni.